L'uomo ha ricevuto e rinunciato a tanto nei molti anni della mia opera. Eppure ancora dico che l'uomo non crede veramente in me. Afferma che io sono Dio, ma si oppone alle mie verità. E non pratica la verità che io gli richiedo. L'uomo ammette che Dio esiste, ma non la vita o la verità, riconoscendo solo il suo nome, ma non la sua essenza. L'uomo si è reso a me abietto per via del suo zelo, usa belle parole per ingannarmi, e non c'è nessuno che mi adori. Contengono la tentazione del serpente, estremamente arroganti come le parole dell'arcangelo. Le vostre azioni sono vergognose, le vostre voglie e brame disgustose. Siete diventati tarme nella mia casa, oggetti da gettare via. Non amando la verità, ma le benedizioni, vorreste ascendere al cielo e contemplare la mirabile visione di Cristo che esercita potere sulla terra. L'uomo si è reso a me abietto per via del suo zelo, usa belle parole per ingannarmi, e non c'è nessuno che mi adori. Come potete pensare di essere degni di seguirlo? Come potreste raggiungere il cielo e vederne la magnificenza? Ineguagliabile nel suo splendore, l'uomo si è reso a me abietto per via del suo zelo.